Allora, ricominciamo da dove avevamo lasciato con la parola tris che aleggia su di noi. La parola tris ovviamente in questo gioco è spesso molto importante, è spesso risolutiva, diciamo, no, non sempre ovviamente ci mancherebbe, però una delle situazioni che è più importante senza dubbio è una coppia con quattro a prendere, con il terzo al flop. Allora, abbiamo fatto il primo video, lo voglio mandare a Francesco. Sai che ti dico? Vabbè, lo faccio un secondo momento, lo registro. Siamo in zappa contro questo tipo, ci giochiamo un po' in zappa questo tipo. Non lo so, raga, io in zappa sono scarso, proprio scarso. Però vabbè, ovviamente i fish sono più scarsi di me in teoria. Però in zappa posso fare cagate che forse 6 max faccio più difficile. Oggi mi avevo avuto la dimostrazione giocando con Francesco, 3 zappa, non capivo più niente a un certo punto, bettavo a caso. Mi sto puntando sempre. Dobbiamo vederlo. La seconda, la evitiamo. Mi è entrato Solero, una conoscenza personale, ma meglio che giocare in azzardo contro questo qua che mi stava, cioè, non è bello però anche Solero, sarà un tavolo difficile, però lo preferisco alle zappe. Andiamo, una doppia coppia. Ragazzi, vi giuro che no. Ops. Il tris risetto, siamo il tris risetto e il tris d'asse, siamo super deep contro balenottera. Vabbè, ragazzi, scusate, ho preferito poco controllare, forse potevo fare un mega piatto, ma metto il tris risetto veramente perdere 200 bui, asse jack, prendere la jack, non mi ha di perdere 200 bui così. Ho fatto sempre questa move, e poi il pot di nuovo. Allora, secondo me qua potrei collare, secondo me sono avanti, secondo me potrei resare, secondo me tante cose. Però io credo che un giocatore del genere noi ce l'andiamo a prendere più serenamente, con più certezza, pure qualunque cosa. E noi non abbiamo granché, una sofferta alta. E quindi, con calma, affrontiamolo con serenità, noi siamo più bravi. Noi siamo più bravi e vinceremo, amici. Gli punterei pure. Gli punterei pure. Non lo so se mi può collare qualcosa. Qua ho messato una bet e qua vabbè, non l'ho messata, qua ho scelto. Lui non ha versus missile, non ha rilancio, abbiamo una brutta situazione. All-in. Va bene, allora folto. Allora, andiamo ad aggiornare una sessione. Vabbè ragazzi, io ci vengo ragazzi. E questo però faccio finta che ce l'ho io, mi do due possibilità, no? Mi do due possibilità di vincere. No, invece non ho neanche una. Ma me la sembra un po' più. Ma ci abbiamo provato. In chiasca la facevo, ragazzi. Speriamo che abbia colore. Abbi colore, vi prego, perché sennò ho fatto una cagata pazzesca. Trista aveva, lui era serio. Lui era serio. Lui era serio, cazzo, raga, lo stock. E proprio. Se non va sempre fare un botto controllo come generalmente faccio là. Certo, mi devo, non è che sono contento quando arriviamo a pushare poi in quella situazione, però probabilmente poi ci arrivo. Mi faccio lo stack, ragazzi. Va bene, ho messo uno stack. Diciamo per prudenza. E mi perdono per quello, capite?
Ci sono volte che entro a giocare, infatti senza prudenza ovviamente, tipo stamattina sono entrato senza prudenza, dopo non 10 mani ero sotto due stack, non lo so quante, poche di più diciamo. Però sono anche quei momenti in cui se le cose girano non faccio male. Allora, a me non piace giocare deep, quindi usciamo dal tavolo deep, troviamo nuovi fish, qui folda 10 e la ci metto, 7, 9, 3. Ci mettiamo, allora facciamo così, qua ci mettiamo, apriamo e non ci mettiamo, lui folda 33, ci faremo una delay, non possiamo fare una delay perché esce lui verso sinistra e verso sinistra, ma che ce ne fotta, qua vorrei fondare ma non ne frego pure, forse può foldare se funto, non fa niente, andiamo con calma. Andiamo. Qua, questo lo apro sempre. Solo perché ci siete voi stavolta. Lui 83-17, non mi voglio capire. Meglio giocarcela limpato. Meglio portarcela in jack. Ma ce la potremmo anche portare. Aggiorniamo un po' la sessione. Sto squizzino io me lo vorrei vedere, ma siamo in prudenza e stiamo fermi. Asse 9, 6, 8. Mica scala al flop, ragazzi. Asse 9, scala al flop. Questo ci facevamo lo stack, ragazzi. Ah, lui colore però faceva, lui non aveva niente dietro. Ma boh. È un altro colore, è un altro messaggio, ragazzi. Per prudenza. Vedi, oggi non avrei dovuto essere prudente, eppure già comunque soldi nel piatto ne ho messi, non è che non ne ho messi già in poche mani. E proprio la mia strategia ovviamente porta a essere sempre in situazioni particolari. Penso sia anche normale. Questo ti betta 2,7, squizza 2, ma che me ne fotta a me. Oppa, abbiamo fatto il doppio coppio, non è la migliore delle situazioni, ma ora è meglio, lui non punta, ma è con lui stesso, quindi. Va bene. Torri, non mi aspetto una puntata sua. Continuiamo ad aprire tutti i bottoni, anche se Solerci può tibettare serenamente molto spesso, ma noi siamo come il calabrone. In posizione però no. Non foldo una mazza. Asso di check, amici. Senza hic, ha rischiato. Però giustamente lui deve proteggere, non è che mi conosce benissimo lui. Cioè sa che posso avere niente, ma sa che posso avere anche qualunque cosa. Oggi ci siamo pizzicati già 2 o 3 volte, ben pesantemente, in overbet. Che sfiga, se non riesce, mamma è giusto, forza. Solo e solo non mi vale giocare con una Soler. Solo e solo mi mangia. Adesso lo mi macina. Cerchiamo, affrontiamo. E che mi ruba un focus giocare con lui qua. Spero che entri subito qualcuno, se no lo devo togliere sto tavolo. Cioè oggi già con Francesco ho dato. Vorrei far vedere questi asseccati. No, io devo uscire dalle trappole, mi dispiace, ma devo uscire. Troppo focus, troppo non profit, perché non faccio profit con... Cioè, anzi, il mio valore a tesa è negativo a quel tavolo, non ho dubbi. Cioè, è solo una sfida personale, ma che perché un altro reg devo rimanere al tavolo, perché ci è capitato. Lui folda 100 allo stile, 2 volte l'ha fatto, vediamo se lo fa 3 su 3, non c'è 2 senza 3, amici. Va bene, 3 su 3, non credo che se sit out,
Sitta Uttaro, pure lui fa il 33 la cibetta, sto proprio la cibetta. Ma boh. Bravissimo, amico mio. Cioè, sono riuscito a prendere 16 buie e poi sono rimasto con 14. Cioè, penso che sia più di quello. Fare meglio, non lo so. Una straight. Una straight. Con un bel 4-20. Comunque già il nostro valore non è un poco valore. Qua abbiamo fatto full al flop. Full di 5 e 6. Full di 5 e 6. Ci devo sperare, ragazzi, sono rimasto nelle zappe contro l'euro. Ragazzi, io non ci voglio giocare nelle zappe contro l'euro. Forse non ci siamo spiegati. Non so giocare zap. Non so giocare zap. Ho chiesto diverse volte a qualcuno online di insegnarmi, perché non è quando mi becco. Qualcuno che dice, l'altro ragazzo ha detto, vuoi fare le zap? Ho detto, no, però se mi insegni di... Allora, per chi registrazione ne faccio una terza.